penso che sia opportuno ripartire proprio da questa formula, perché diceva Fabrizio nel suo intervento, bisogna far sì che si possa in qualche modo calcolare il merito. Io quando ho iniziato a leggere questo libro, che ancora libro non è, mi ha mandato il file, ho visto questa particolare formula, M uguale, aperto parentesi, lui ha precisato, aperto parentesi, E più R più I più T, chiuso parentesi, per, io che mastico un po' di matematica, non l'ho moltiplicata per O, ma l'ho moltiplicata per 0. La riflessione che ho fatto immediatamente, come fa un numero moltiplicato 0 a fare un numero? Farà un numero, ma farà 0. Quindi mi sono incuriosito e sono andato a quel punto a cercare di capire come potesse effettivamente misurarsi in politica il merito. E qui penso che Michele Ruscioni ci può dare tranquillamente una mano. Allora, buonasera a tutti. Le presentazioni dei libri, comunque Santone, tu fai sempre il pieno, eh? Questa è una cosa. Gran figata. Allora, il bello delle presentazioni non è raccontarvi il libro, perché sennò penso lo compra nessuno, no? Io devo fare l'anima anche commerciale, poi faccio un giornalista, quindi non sono un politico, posso essere più libero. Ma il bello delle presentazioni è raccontare i retroscena che ci sono dietro i libri, come nascono, e andare tra le righe, perché nel libro tra le righe c'è il bianco, no? Invece nelle presentazioni tra le righe c'è un sacco di rubetta bella. Allora, la formula come nasce? La formula è una genialata di Sartori che mi chiama, c'è bisogno di... che mi chiama una sera di luglio, ma non luglio 2017, luglio 2016, e mi fa: e, Ruscioni, ti devo portare una cosa. Si presenta a casa mia alle 10 di sera con due fogli. Si presenta con due fogli stropicciati così, guarda che t'ho portato, boom, sul tavolo. C'era all'interno di questi due fogli lavorati, fatti, cioè si vedeva che erano due fogli sui quali c'era stato lo studio, c'era quella formula, la formula del merito. Quando ve l'ha spiegata, io ho chiuso quello che era un cerchio di una mia, chiamiamolo così, un percorso intellettuale, no? Perché ho letto praticamente tutta la letteratura riguardo al merito, e tutti i libri che sono stati pubblicati sul merito si concludevano e mi lasciavano l'amaro in bocca, per un motivo molto semplice: tutti i libri sulla meritocrazia pubblicati in Italia terminavano con una sequenza, un elenco di buoni auspici. Speriamo che, dobbiamo essere tutti, il senso civico emerga, basta ai raccomandati, basta agli incapaci, tutte belle parole, no? Questa formula di Santori per la prima volta in Italia, e secondo me questo è un dato rivoluzionario, ok? Se ce ne accorgeremo poi nelle settimane e nei mesi futuri, completa la letteratura sul merito, o sicuramente fa alzare in maniera significativa l'asticella sul dibattito del merito. E come lo fa? Con questa formula. Allora, la formula, parliamoci chiaro, è matematica dell'ultimo anno, penultimo anno di liceo scientifico, possiamo dirla, quindi è facilmente, diciamo, si comprende bene, ci sono degli esempi, e pone degli elementi, tutta una serie di parametri che vanno oltre quelle che possono essere il concetto che noi abbiamo avuto, cioè è un ragionamento, è un'intuizione che fa un politico, ma che si vede che ha degli studi, tu sei laureato in economia aziendale, si vede che dietro a una sensibilità politica acuta c'è un background culturale. Quindi si incontrano due cose meravigliose: l'intuito politico, che qui non ce l'hai l'intuito politico, e la cultura, cioè aver speso anni della propria giovinezza, della mente fresca, a studiare, in più l'esperienza, ok? Quindi il libro, sapete come inizia? Il libro inizia facendo un esempio che è fresco, abbiamo messo, e sia chiaro, il libro non è né di destra né di sinistra, non è anti-grillino, non è anti-PD, non è, è pro-merito, ok? Il merito non c'ha colore. Sapete come inizia il libro? Mettendo a paragone
il curriculum dell'attuale sindaco di Roma con coloro che l'hanno preceduta. Ragazzi, la differenza è fra Roberto Baggio è un giocatore che gioca nel campionato di terza categoria. E perché? Perché, come ha detto Cencelli, la politica selezionava, la politica faceva un lavoro di selezione della classe dirigente che mano a mano è andato deteriorandosi. Voi direte, ma allora utilizziamo il curriculum. Sì, ci aveva provato Marino, ve lo ricordate? Marino, dice io selezionerò poi curriculum. A volte diceva curriculum, a volte curriculum, se non si capiva mai sto plurale, no? Gli ha mandato il curriculum questi. Il comandante dei vigili gli ha mandato il curriculum. Aveva cancellato il bianchetto una riga. Dopo due settimane se ne sono accorti, se ne è dovuto andare. Dice, ma come c'ho il curriculum? L'aveva, non so, aveva preso per i fondelli il sindaco di Roma. Quindi la formula pone innanzitutto il primato, perché ribadisce Santori con questa formula, che il primato è della politica, è la politica che deve farsi carico della selezione. Che vuol dire la politica? L'uomo, l'individuo, non un click, non internet, non uno vale uno, tutte stronzate queste, tutte stronzate che prendiamo, le mettiamo un calcio nel culo e le mandiamo fuori. Okay, in questo libro ci sono quattro interviste, una è di Cencelli, poi c'è Sgarbi, poi c'è Crosetto e poi c'è Southby. Crosetto fa un ragionamento di intuizione di una brillantezza meraviglioso, però non vi dico niente, ve lo andate a leggere. E alla fine però che cosa facciamo noi? Creiamo un imbuto. Cara Nicole Minetti, tu da oggi, amica mia, non passi più per la corsia preferenziale, perché se io partito ho un'onestà intellettuale che voglio dare ai miei elettori, applico quella formula e la applico in base a tutta una serie di parametri. Un altro esempio negativo, perché esempi negativi li abbiamo fatti di tutti, quindi Minetti era nel PDL, chi c'era? Il figlio di Bossi. Ah, ve lo ricordate, Trota, no? Quello si candida. Allora, che cosa aveva quello? Qual era il valore aggiunto di quel ragazzo? Se non il suo cognome. Grazie a quel cognome prende una valanga di voti. Va a governare una regione importante come la Lombardia, in 3 anni colleziona solo figure di merda sui giornali. Meraviglioso.